Salve, ho scoperto una cosa terribile. In questi anni stiamo facendo formazione e consulenza su una cosa morta e come noi tantissimi altri. Sto parlando della SEO. Siete veramente cattivi. Una telefonata a dirmi oh, è morta, basta, cioè, potevate dirlo. Cerchiamo di vederci più chiaro con il terzo focus on di Fast Forward e vedere da dove arriva questa voce. La prima volta che si parlò di morte della SEO fu il 3 febbraio del 2004 su WebPro News, ma sono sicuro che troverete articoli anche prima di quella data. Addirittura qualcuno dice nel 1997. Sono più di 10 anni che si dice che la SEO è morta. O meglio, la SEO muore ogni anno e le previsioni sulla sua morte si rafforzano sempre di più. Ma perché le persone dicono che la SEO è morta? Ho cercato di dare delle spiegazioni proprio all'ultima pagina del libro SEO Power che ho pubblicato con Heply. La SEO sta diventando sempre più complessa e quindi la soglia di apprendimento si è alzata e sono sempre meno le persone che riescono a raggiungere un ottimo grado di conoscenza dell'argomento. Quindi succede che le figure professionali vicine alla SEO cercano di ignorarla, di non farla, di dire che non c'è, perché comunque oggi, per chi non è un professionista, raggiungere risultati importanti è diventato difficile. E per questo motivo spingono i loro clienti a investire in altri canali dove i risultati si ottengono subito, anche se non sono duraturi nel tempo. Di conseguenza conoscono la materia in modo molto superficiale, anche perché per loro è stato sempre solo aggiustare 4 righe di codice, mettere qualche link e forse trovare qualche parola chiave. In questo 2014 stiamo portando in giro per l'Italia Search Revolution durante i GT Study, che sono degli eventi gratuiti. E questo format, tra le altre tante cose, cerca di spiegare come Google costruisce la ricerca. Grazie a queste informazioni si può capire la complessità della SEO oggi. Non è un format per persone esperte, magari loro si faranno solo un ripasso, ma è indicato a tutte le persone affini alla SEO e agli imprenditori che vogliono capirci qualcosa in più. Ovviamente molti concetti sono semplici, l'obiettivo è quello di far capire quanto la SEO è cambiata, non è più ottimizzare le pagine, inserirci dei link e andare in prima posizione. Immaginiamo di avere internamente la migliore persona per la Keyword Strategy e anche la migliore persona per lo sviluppo dei contenuti. Ecco, sapete il SEO cosa farà? Andrà ad analizzare chiave per chiave come Google costruisce la ricerca e quindi capire se effettivamente ci possiamo posizionare, ma soprattutto se effettivamente ci possiamo posizionare con il contenuto che è stato ipotizzato. Perché è proprio così, ci sono delle chiavi per cui è impossibile posizionarci, chiavi difficili, chiavi facili. Ma per ognuna di queste è importante scegliere il contenuto giusto da posizionare, altrimenti è tutto inutile. Il lavoro di un SEO è anche quello di portare valore al lavoro di tutti gli altri reparti del digital, perché non è vero che se hai creato un contenuto vincente questo poi si posiziona. Ma per spiegarvi meglio come funziona Google e il fatto che la SEO non è morta, ho bisogno del giusto abito. Eccomi! Però forse a magie stiamo diventando scarsi, ma insomma, dai, la SEO è morta, un pinguino con la Ah, è good, no, vabbè, good allora, good sì. E allora, come funziona questa ricerca? Ovviamente banalizziamo, solo per rendervi l'idea. Molto semplicemente, Google categorizza i siti, le persone e le ricerche. Così che se un amante degli animali cerca panda, dopo qualche volta che ha imparato a conoscerlo, Google gli mostra il sito del WWF prima di quello della Fiat. Poi manda i risultati ad algoritmi specializzati che cercano di capire, per la richiesta dell'utente, con che contenuti arricchire le SERP, quindi immagini, video, news e mappe. Fatto questo, identifica se ci sono dei contenuti vecchi e li sostituisce con contenuti provenienti da fonti simili, ma aggiornati. Quindi non è vero che basta fare contenuti aggiornati per essere visibili nei risultati di ricerca. Bisogna vedere se in quelle ricerche Google potrebbe forse sostituire dei risultati vecchi. Inoltre, a seconda della categoria che ha dato alla chiave, cambiano i parametri. Per esempio, per le chiavi informazionali, quelle dove servono le informazioni, tende a mostrarci il knowledge graph, come fa quando cerchiamo, per esempio, opere Leonardo. Oppure ci dà delle risposte molto precise, per esempio, data di nascita di Napoleone. Poi ci sono delle chiavi dove predilige i brand, le risorse e i servizi. Senza pensare al fatto che Google personalizza i risultati in base alla cronologia, alla località dalla quale digitiamo la ricerca e ai contenuti prodotti dalle persone che abbiamo cerchiato su Google Plus. Insomma, la SEO è complessa, molto complessa, quasi come una giungla. E in questa giungla non solo devi saper produrre buoni contenuti, ma li devi ottimizzare per le persone che li stanno cercando, capendo i loro reali bisogni. Inoltre devi comprendere bene le SERP con le quali ti scontrerai e i concorrenti che incontrerai. Un SEO interviene in questi meccanismi complessi e anche in quelli che le altre figure professionali reputano semplici, tipo la fase dell'indicizzazione. Tanto c'è la sitemap. Ecco, mio caro detrattore della SEO, quando nella sitemap ti troverai 1 milione di URL, ma solo 100 indicizzate,
Chi chiami, lo zio SEO? Oppure nella fase dell'ottimizzazione, quando sparisci dai risultati di ricerca perché hai utilizzato un plugin SEO? A chi chiami? Sempre lo zio SEO? E se vieni penalizzato? E dopo che ti sei posizionato su Google, ti sembra finita? Concorrenti che possono penalizzarti, concorrenti che aumentano contenuti, aumentano link e non sai come monitorarli, quality rater che valutano e tu non capisci perché sei sparito. Ecco, lo dico ancora una volta, la SEO non morirà mai perché è uno stile di vivere il web. E durante un'intervista con Alessio Pomaro ho ribadito questo concetto. Essere un SEO ti porta a vedere le cose in modo completamente differente. Ti permette di interagire con tutte le altre figure del reparto digital e ti consente di dire la tua in qualsiasi canale web, perché tutti i canali oggi influenzano il posizionamento organico. E comunque, tutti i canali hanno un contenuto da ottimizzare per renderlo visibile. Questo approccio non lo possono avere le altre figure. Il SEO può spiegare come i motori di ricerca interagiscono con i social, il codice della pagina, il server, il layout, il mobile, i contenuti e tante altre cose. Non esiste una figura che può permettersi di interfacciarsi a quel livello con tutte le altre, ed è per questo che alla fine diventa uno stile di vivere il web. Certo, le altre figure non sono contente, ecco perché è morta la SEO. Per chi si improvvisava SEO? Per gli spammer, con Google che inasprisce sempre più le penalizzazioni, è dura. Per gli installatori di plugin? Ma se quei plugin non li creava un SEO, voi come facevate? E comunque, quando c'è un calo, tutti a piangere sui forum. E non fate finta di niente, ne ho visti a decine arrivare. Voglio ribadire un altro concetto che ho espresso con Dario Ciraci in un'intervista su Web in Fermento. Dire la SEO è morta o io non conosco di cosa si parla è la stessa cosa. Dimostri la tua non conoscenza in materia, ma cosa più grave, dimostri di non avere una visione chiara del digital marketing. Quindi ti stai screditando da solo. E la domanda che voglio fare ai SEO d'Italia è: qual è la caratteristica più importante di un SEO? Fatemelo sapere in descrizione, perché raccoglierò tutti i commenti e modificherò la descrizione di questo video in modo che contenga tutti i vostri pensieri. Ecco perché questo video non è completo. Io vi dico le mie tre cose principali, ma aspetto le vostre, così facciamo una cosa tutti insieme. 1. Aggiornamento completo delle modifiche di Google e del web in genere. Un SEO può comprenderle e adattarle ai progetti web. 2. Capire come vengono forniti i risultati di ricerca di Google e, grazie a queste informazioni, interfacciarsi con i vari reparti. Così si può ottimizzare meglio il codice, i contenuti, la piattaforma e tutte le altre cose che abbiamo detto prima. 3. Tutto sui link. Prendere quelli giusti, non farsi male quando si usano, ottimizzarli quando inseriti nei contenuti e monitoraggio di quelli in entrata per sicurezza. E per voi? Dai, creiamo insieme la risposta definitiva a chi dice che la SEO è morta. Non dimenticatevi di cliccare su mi piace e condividere il video con i vostri amici. Questa è la penultima puntata dei Focus d'agosto. La prossima c'è una sorpresa. Mentre vi ricordo che il 2 settembre Fast Forward tornerà normale e parleremo di tutte le cose importanti successe ad agosto. Quindi iscrivetevi al canale.